Ed eccoci qui nella top 5 allenatori che esonererei prima della fine dell'anno, se non già a gennaio. Mi raccomando, non criticate, sono opinioni soggettive. Anzi, fatemi sapere appunto la vostra top qua sotto con un commento. Lasciate tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale e direi di cominciare subito. In quinta posizione ci sono andata a mettere Cioffi, allenatore del Verona, che in questo momento si trova al 17° posto con 5 punti. Secondo me è una squadra che deve stare un po' più sopra, sono solamente a un punto in più rispetto al Monza, che si trova in zona retrocessione. Non mi aspetto una stagione smagliante da parte dei gialloblu, però perlomeno lottare per posizioni di metà classifica. In questo momento invece Cioffi deve assolutamente cambiare marcia, deve macinare più punti. Hanno perso delle 7 partite, se non sbaglio, 3 contro le big, ci può stare, ma ora serve camminare a testa bassa, anzi lavorare soprattutto, e quindi portarci a casa più risultati. Anche se è un allenatore che mi piace, lo dico da sempre, però ragazzi, dobbiamo valutare il lavoro che fino ad ora stanno facendo. Al quarto posto un altro allenatore che mi piace tantissimo, ma che in questo momento non mi sta convincendo più di tanto, stiamo parlando di Vincenzo Italiano. La Fiorentina si trova al 10° posto in classifica con 9 punti. Diciamo che vabbè, sono ancora lì lì per l'Europa, a 4 dalla Roma, a 3 dall'Inter, a 1 dalla Juventus, è vero. Però ragazzi, in 7 partite 9 punti non è che siano tantissimi, anzi comunque su 21 che potevi totalizzare te ne sei portati a casa 9, e in più in Conference League dopo 2 partite non hai ancora vinto, un pareggio e una sconfitta, e questo può compromettere addirittura il passaggio del turno in questa competizione europea, che comunque è alla portata, perlomeno passare il turno è alla portata, ragazzi, perché comunque sì, c'è il Başakşehir, ma del resto, ragazzi, le squadre sono nettamente inferiori rispetto alla Fiorentina, che invece sta faticando. Non so per quale motivo, qualcosa non sta andando anche all'interno appunto dell'ambiente. Una Viola che deve assolutamente cambiare marcia, perché sono una squadra di qualità, che hanno interpreti interessanti, anche forti, e che hanno fatto un ottimo calciomercato, tralasciando la cessione di Torreira. Una squadra che secondo me può ambire anche quest'anno a lottare per la Conference League, e quindi devono assolutamente mettersi la testa a posto e continuare a lavorare, seguendo però l'allenatore, perché sembra che in queste ultime partite più di qualcosa non sta andando, ecco. In terza posizione ci sono andato a mettere Alvini. Allora, è un allenatore che comunque guida una squadra neuromossa e non è mai facile. E tra l'altro ha un'idea di calcio molto propositiva, una Cremonese che crea tante occasioni a partita, però poi i risultati non arrivano, perché in 7 partite hanno totalizzato solamente 2 punti. Sicuramente si poteva fare, no? Di più, anche se sì, hanno affrontato delle big importanti, mi vengono in mente Lazio, Roma, forse se non sbaglio anche l'Inter, ma al di là di questo 2 punti sono veramente veramente pochi, prendono tanti gol. E appunto secondo me Alvini è un allenatore interessante, ma che deve dare equilibrio a questa squadra, perché va bene giocare bene, scusate il gioco di parole, però ragazzi, si deve stare attenti anche alla fase difensiva. Non avranno un organico clamoroso, ma comunque si può lavorare con ragazzi interessanti, e vedremo se la Cremonese cambierà passo. Ma in questo momento, in terza posizione, io ci vedo Alvini. Passiamo alla seconda posizione. Qui ci sono andata a mettere Giampaolo, perché secondo me non è possibile che la Sampdoria si trovi al 20° posto al pari della Cremonese con un organico del genere. Non che abbiano una squadra clamorosa, non fraintendetemi, ma comunque quando giochi con Audero, Berezinski, Ferrari, Sabiri, Caputo, Rincon, Juricic, Villar, i risultati te li devi portare a casa, perché comunque è una squadra di tutto rispetto, che deve lottare per le posizioni di centro classifica, non di meno, non di meno assolutamente. Lo scorso anno si sono salvati neanche per tanto, quindi comunque non è che dobbiamo scaricare tutte le colpe, no, in questo momento, all'allenatore italiano Giampaolo. Però ragazzi, secondo me, vedere una Sampdoria all'ultimo posto in classifica con una squadra comunque a cui va portato tanto rispetto, secondo me non va assolutamente bene. Quindi vedremo se Giampaolo riuscirà a riunire il gruppo e a portare appunto risultati a casa, e non fare la fine del Genoa, che lo scorso anno è retrocesso. Faranno la fine dei cugini? Vedremo.
In prima posizione, ragazzi, chi se non lui? Massimiliano Allegri. E chi potevo mettere se non lui, ragazzi? Il tanto criticato, quello che sui social sta spopolando, ma non in modo positivo, ma bensì negativo. Gli Allegri out sono dappertutto, anche nelle altre parti del mondo. Una Juventus che sta deludendo, troppo deludendo. Il calciomercato è stato fatto per bene, direi. Hanno speso tantissimo, la società ci ha messo l'impegno per soddisfare un allenatore che in questo momento sta facendo molto male. È vero che non ha ancora Chiesa, è vero che Pogba deve ancora rientrare dall'infortunio, però dobbiamo anche considerare che la Juventus ha una squadra veramente fortissima nell'11 e anche alternative molto buone, molto buone. E quindi Allegri è proprio è lì per l'esonero, potrebbe essere esonerato anche, non lo so, tra qualche giorno. Vedremo i risultati che porterà a casa nelle prossime partite, ma sicuramente non passare un girone di Champions con Benfica, PSG e Maccabi sarebbe clamoroso, perché è vero che il Benfica è una bella squadra, ma ragazzi, parliamoci chiaro, gli stipendi che prende la Juve, il calciomercato fatto, quindi quanto hanno speso, la squadra che hanno, l'allenatore che viene pagato, ragazzi, 9 milioni, secondo me stanno facendo alquanto male, e questo è uno dei problemi. Come fai ad esonerare Allegri con uno stipendio così corposo? Questa è una domanda comunque che va fatta, ed è qui che la società deve fare dei ragionamenti importanti. Fatto sta, ragazzi, che non si può dire assolutamente che Allegri stia facendo un buon lavoro, non si vede neanche gioco, oltre che non arrivano più neanche i risultati, quindi non è neanche efficace questo suo modo di giocare. Appare molto, 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 anche lui stesso, squallido nelle interviste. Non si capisce, no? Ogni volta cambia opinioni, ogni volta si attacca a determinati episodi, dice che la Juventus gioca bene. Non... Ragazzi, secondo me Allegri va esonerato, ma il problema è appunto l'ingaggio. Fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.